Questa è una mostra che ci dice della gratuità, cioè dell'idea di un mercante, certo Datini, un mercante di Prato che ricchissimo lasciò in morte 1000 fiorini d'oro per costruire l'ospedale degli innocenti. Qualcuno raccolse questa sfida perché 1000 fiorini d'oro non bastavano, ci voleva una comunità intera per costruire questo, e l'arte della seta rispose e costruirono l'ospedale. Ma l'ospedale fu costruito anche dal Brunelleschi e costellato di opere d'arte di immenso valore. Ma a cosa serviva questo ospedale? A ospitare dei bambini abbandonati dalle mamme che non potevano più sostenerne il peso economico o che avevano a quei tempi anche dei problemi magari di immagine, chiamiamola così, no? E questa cosa qui dice che all'interno di una comunità ci si può muovere per il bene dell'altro cercando di trovare all'interno di questo arte, bellezza, giustizia e verità. E sono le stesse cose che prova a fare il volontariato. E questo ci è parso molto, molto, molto calzante da mostrare ai giovani. Iniziativa per la quale ringrazio ovviamente in prima battuta il CSV che ha proposto questa mostra nel nostro spazio, nella sala espositiva in via Nicola Palma. È senza ombra di dubbio una mostra di altissimo valore sociale e culturale. Si riesce a coniugare appunto cultura e sociale con la valorizzazione di uno spazio che fa storia, ricostruisce una vicenda storica che parla di volontariato, di sociale, di aiuto ai bambini, ai più deboli, e quindi una ricostruzione storica che si proietta nell'attualità e nel futuro. E ha anche un ulteriore valore aggiunto importante, che è quello relativo alla presenza dei ragazzi delle scuole superiori che faranno da ciceroni praticamente all'interno della sala espositiva, illustreranno e spiegheranno la mostra a coloro che verranno a visitarla. Quindi un altissimo valore sociale, culturale, con il coinvolgimento e la centralità delle scuole.